Allora, mentre facciamo gli auguri al nostro amico Manuel Fares che ci sta ascoltando nel giorno del suo Auguri, Manuel. compleanno, siamo con Nino Tomasi, Tonino Cagnucci e Carlo Zampa. Tonino, Carlo, Tonino, allora, Luis Enrique. Luis Enrique è troppo facile dire, io l'avevo detto, è autoreferenziale, è poco elegante, però insomma, non c'è nessuna sorpresa. Io aggiungerei all'assenza di De Rossi, tra l'altro, vabbè, solo delle ultime partite, e di Osvaldo anche quella di Burdisso, perché Certo, bravo, la sì. spina dorsale pensata da Luis Enrique insieme a Burdisso, De Rossi e Osvaldo. Luis Enrique ha sempre fatto il suo stesso gioco, non ha mai cambiato, ci ha solo creduto, ci ha avuto la fortuna di avere una società che finalmente è una società. Per me la proposta di rinnovo dopo Firenze è una cosa eccezionale. Mi ricorda molto quando il Milan fece rinnovare Inzaghi il giorno dell'infortunio ai legamenti del crociato, anni fa, quando Inzaghi era miglior attaccante europeo. L'ambiente ci ha sempre creduto, era sempre la comunicazione che aveva messo in dubbio Luis Enrique, mai i tifosi, mai, non c'è stata mai una contestazione, anzi tutt'altro, e quindi i giocatori sono sempre stati da parte dell'allenatore. Certo, quando mancavano i risultati, la trasferta anche sfortunata di Udine e Firenze, è chiaro che poi anche il malumore serpeggia, insomma, però da cartiere d'oratore Totti, insomma, che si è detto fino a un mese fa che era il nemico di Luis Enrique, che non poteva giocare in questo gioco, che non segnava in questo gioco, eccetera, eccetera, ma insomma, dimenticando che fra l'altro Luis Enrique non ha avuto per 2 mesi Totti, perché dopo l'Atalanta Totti è tornato adesso, e non a caso la Roma ha vinto 5 partite e ha pareggiato una con Totti, da rientro di Totti è successo questo, e prima non ha avuto per 2 mesi la Mela, che secondo me è veramente, chiedo un parere al maestro Rino Tommasi, la Mela è veramente Fuori potente, classe, è fuori una fuori classe classe. Vabbè, a assoluto. me non so quanto è stato sottolineato, ma a parte Totti, che insomma non, che vuoi dire di più su Totti, ma la Mela Soprattutto in rapporto all'età, la Mela è un patrimonio, eh? C'ha 19 anni, c'ha veramente no. Fuori classe. Ma come può essere forte un giocatore che ha mandato Serie B River Plate? Su, ma dai. Ah, ecco, bravo, sì. Tra l'altro quella è un'ignoranza totale, perché il River Plate è andato in Serie B arrivando in Argentina, ci vanno no, ma in Serie questo è B secondario. No, con no, è la secondario media questa cosa, degli ultimi tre Tonino. campionati. Di Perpetto l'anno scorso è arrivato nono in Sì. classifica, cioè il primo anno di Della Lamela. Mela. Questa è No, ma è un'altra secondario, è bella, idiozia mandata che la si inventa a Mela. Roma. Esatto. Anzi, lui 18 anni, un campionato così, così difficile, la situazione disastrata. River Plate, anzi, si è pure difeso bene. E, insomma, i motivi, guarda, Luis Enrique, fra l'altro questo è il periodo del raccolto, delle prime pagine, tutti gli elogi, se li merita tutti, però mantenere la calma Allora, perché. mentre voglio ricordare che alle 11:30 noi manderemo in rigorosa diretta la conferenza stampa di Luis Enrique da Trigoria in occasione di Torino, incontro allo stadium, come si chiama? Juventus Stadium in attesa di sponsor. Per domani sera, partita importantissima, importantissima. Carlo, io non sono totalmente d'accordo con Donino quando lui dice che nulla è cambiato nella Roma. Io invece. Ma scusa, no, no, perdonami, dal punto di vista tattico, perché si è sempre detto il discorso dell'italianizzazione di Luis Enrique. No, A un certo punto si guardava lo Certo, non stesso sei palo e si italianizzato. diceva: ah, 60% abbiamo regredito, via, abbiamo fatto il 40% abbiamo vinto. C'era questa. No, Non lo cioè, so, come tattica l'ultima no, partita, però io è. parlo di quello, che I poi che numeri tu abbia talebani, più capito l'ambiente, che i giocatori abbiano, insomma, quello è chiaro, ma era nelle cose, insomma, cioè, sì. insomma. Come atteggiamento è cambiato molto, io credo. Credo che ci sia stata, secondo me, una sorprendente e positiva indulgenza nei confronti di Luis Enrique e della Roma nell'avvio del campionato, che però nei fatti Luis Enrique ha poi dimostrato di meritare. Bravo, certo, sì. Avuto il merito di avere intorno a sé comunque tutta la squadra, sempre, sempre, perché questa è la cosa fondamentale, questa è Stiamo la perdendo massima gatto. fiducia, il fatto di sentire comunque i giocatori che erano tutti dalla sua parte anche nei momenti brillanti. Poi è chiaro, la velocizzazione del gioco, una maggiore verticalizzazione, Bravo la questo ha fatto sì. verticalizzazione, sì. Sì, ma io secondo me era proprio un discorso, perché non potevi comunque andare avanti solo con un possesso di palla fino a se stesso con passaggi frontali. È chiaro che è il discorso che poi mi facevano alcuni giocatori, cioè la difficoltà all'inizio proprio di fare sempre
perché Carlo, ti sentiamo che vai e vieni a un certo punto. Sì, sì, aspetta, sì, io non mi sono proprio mosso, ero proprio fermo. Adesso è perfetto. Adesso ecco, è perfetto. No, dicevo, dico, più preoccupati i giocatori proprio di fare sempre comunque quello che diceva lui, sì, nei minimi dettagli, perché lui è un perfezionista proprio in quelli che sono i movimenti dei giocatori, che le cose non venivano e non potevano non venire automaticamente, insomma, alla squadra. E poi, ecco, direi che la cosa fondamentale è quella di avere a un certo punto scelto un blocco di almeno 9-11. Eccolo qua il cambiamento, sì, dai. Questo però è subito dopo. Secondo me, dopo che lui ha fatto, insomma, determinati, chiamiamoli così, anche esperimenti, insomma, sì, anche per conoscere bene tutti i giocatori. Ci sta. Mi sembra, insomma, una cosa assolutamente normale. Certo, sì. Comunque avere conquistato la fiducia dei giocatori è fondamentale. È un merito fondamentale. Davvero. Tra l'altro, la condizione di Totti io credo che sia il poster di questo lavoro di Luis Enrique. Totti è in una condizione strabiliante sul piano fisico, ovviamente, ma anche sul piano spirituale. Io credo che lui si diverta come raramente con questi giocatori intorno, e lo si vede dal modo come si muove in campo. Inutile nascondercelo, c'è stato un momento qualche tempo fa che Totti sembrava in declino, ecco. Sì, vero, appunto. E poi invece si è recuperato probabilmente da solo per qualità sue, ecco, si è recuperato su valori quasi inattesi data considerata l'età, perché in questo momento Totti forse è in uno dei momenti migliori della sua carriera. Assolutamente sì. Andiamo a parlare ed analizzare altri singoli. Stekelenburg, forse se ne parla poco, ma probabilmente credo che Stekelenburg a fine campionato risulterà, se non il migliore, fra i migliori portieri dello stesso. Quando si parla poco di un portiere vuol dire che non fa grande maestro, fa fesserie, è vero, sì, è vero. Come l'arbitro, il portiere, esatto. Però la cosa che fa Sueder sul 3-1 io l'ho trovata di una preziosità straordinaria. Che ne dite? Sì, sì, secondo me Stekelenburg è il migliore acquisto della Roma, e ci metto dentro Osvaldo, il capocannoniere, Lamela, che è fenomeno vero, Pjanic, il giocatore anni 80, straordinario, totale. E anche perché la Roma, io lo dico, dati alla mano, da Tancredi non aveva un portiere del genere, perché Giovanni Cervone è stato simpatico, ha fatto grandi cose, sì, la parata a rigore a Milano, a Coppa Italia, eccetera. Più simpatico che bravo. Esatto, sì, Gonzel ha fatto 2 anni, è innamorato un po' tutti, ma io invito purtroppo a rivedere i 4 derby persi, ci sono 4 ore di Gonzel in ogni partita, e comunque era a fine carriera, era insomma una fiche così estemporanea. Per il resto niente, la Roma ha cambiato, e il portiere è il ruolo più importante di una squadra. E ieri appunto, quando è domenica, è riuscito a prendersi almeno un 7 in pagina, partita 5-1 dove non ha fatto nessuna parata, ma quella è veramente sensazionale. Non è straordinaria, perché a Novara, col Palermo e con il Bologna l'ha fatta altrettanto, quindi sì, è veramente è nel suo bagaglio tecnico. Carlo, gli acquisti della Roma si stanno dimostrando tutti azzeccati, fatte salve credo le eccezioni di José Angel, e a tutt'oggi va detto Bojan. Io sono pervaso da Borini, per esempio, che mi ricorda Rudi Völler, e credo che ne continuerà il tracciato. Ma quanto è avvelenato poi in campo? Lo dicevo a Flavio in fuori onda. Viene dalla fame, e la fame nella vita è un qualcosa di fantastico come molla, no? Sì. Ma fame, non la fame, attenti, la motivazione. Ci siamo capiti. Allora, José Angel e Bojan, che ne dici, Carlo? Sì, è così. Anzi, dopo un inizio che sembrava promettente da parte di José Angel, ma probabilmente perché era proprio il resto della squadra che invece non andava, e che quindi insomma, ci faceva un po' vedere le prestazioni di José Angel sotto una luce leggermente diversa, poi le cose effettivamente stanno andando così, e lì un merito di Luis Enrique è quello di aver scoperto comunque Taddei su quella fascia, perché altrimenti non avremmo avuto un'alternativa in questo momento valida per sostituire così anche. E su Bojan, sì, Bojan lo stiamo aspettando. Io non so se ci avete fatto caso sabato contro il Cesena, dopo che è entrato Bojan, a un certo punto ho visto Luis Enrique imbufalirsi contro di lui, ma proprio si è imbufalito perché non rientrava. A un certo punto ha rincorso l'avversario, poi si è fermato. E questa è una cosa che Luis Enrique non sopporta, perché vuole chiaramente un'attenzione massima, vuole che rientrino comunque gli attaccanti, quindi vuole questa
questa attenzione massima, appunto, dicevo, è cosa che invece non ha fatto vedere Bojan, pur entrato da pochi minuti. Ecco, questa è la cosa che sinceramente manca in questo momento a questo giocatore, cosa che invece ha un giocatore come Purini, e questo non l'aveva neanche Buriello. È uno dei motivi per cui lui si arrabbiava sempre, Luis Enrique con lui era proprio questo, sai, che faceva, tentava poi all'inizio quasi di incorrere l'avversario, poi si fermava proprio sulla tre quarti e lo lasciava andare, insomma era una partecipazione a tempo a quello che era il gioco che comunque ha sempre voluto Luis Enrique. Certo. Senti, se avessi ascoltato queste considerazioni negli ultimi minuti, sì, però poi va a vedere la classifica e dice: ma com'è possibile che la Lazio sia davanti alla Roma? Ah beh, ma certo, tu considera considera che la Roma c'ha i tre punti in canna dei 25 minuti di Catania e potrebbe essere già quasi a pari punteggio, ma queste sono delle considerazioni vane e vacue. Perdonami Rino se la sottolineo, ma il gesto tecnico dell'ironia è stato sugli spalti dell'Olimpico in occasione di Roma Cesena, quando è spuntato un cartello dove c'era scritto Schettino è della Lazio, e io l'ho trovato devastante come sintesi, capito, roba da Marcello. C'era una volta un'ala del Torino che si chiamava Trombini. Eccolo. Che credo che sarà stato alto 1,50, e allora c'è Trombini torna da Biancaneve. Io quella me la ricordo, cioè ci sono alle volte delle uscite che sono degne del miglior umorista del mondo, clamorose. Straordinario. In 10 secondi, Marcello, volevo chiedere al maestro che peso hanno i 211 gol di Totti realizzati con la stessa maglia, perché stamattina, vabbè, insomma, un po' di cosa, hanno cercato di rovinare la mia mattinata. 211 reti con la stessa maglia è stato superato colui che deteneva il record, ovvero Nordahl. Che peso hanno questi numeri e che giocatore era Nordahl? Ecco, volendo essere meticoloso, perché io non riesco a rinunciare a questo mio vizio, l'unico vantaggio che ha avuto Nordahl nei confronti di Totti in questa corsa e in questo confronto, che poi non ha nessun altro senso, è il fatto che Nordahl abbia fatto un solo gol su calcio di rigore. Ecco, i rigori aiutano, bisogna saper ritirare, intendiamoci. Cioè, e ci sta Rino che statisticamente è un rilievo che si deve fare, ecco. Ci sta che se Nord avesse giocato in questo campionato di questi tempi avrebbe segnato il 10% di quello che ha fatto, e viceversa se Totti avesse giocato in quei campionati ne avrebbe fatti di più. Ma... Ah, questo sì, questo è quasi certo, non è dimostrabile, ma è certo. È infatti. Va bene, allora poi noi ci risentiremo domani saremo alla vigilia appunto di Juventus-Roma, per me è una partita fondamentale, perché potrebbe apportare alla Roma un'autostima, laddove le cose dovessero andare bene, veramente molto molto importante. E io... Giocherà Buriello domani. Sì. Ecco, e non giocherà Marchisio, perché Vucinic ha fatto il gesto più romanista da due anni a questa parte, è entrato in area di rigore, ha preso il ginocchio di Marchisio e l'ha messo e da non poco. Gioca né Marchisio né Pepe, né Marchisio né Pepe. Fra l'altro ho sentito ieri sera una dichiarazione di Ranieri con Antonio Conte in studio. Allora gli chiedono un parere sulla Juventus, ha detto: va tessuto l'elogio ad Antonio Conte perché è riuscito a coinvolgere tutti i giocatori nel suo progetto. Ha detto: io ho visto addirittura Vucinic rientrare e fare contrasto a centrocampo. Ha detto: non potete capire come ci sono rimasto quando l'ho visto. Vedete l'atteggiamento a volte dei giocatori. L'ha detto Ranieri proprio in diretta lì a... Vabbè, ma non ci dimentichiamo che Vucinic, dopo che arrivò Buriello, andò immediatamente in società a bussare a quattrini, perché insomma lui guadagnava 2-2,5, insomma, da che stava, e è arrivato Buriello che ne guadagnava 4, andavo subito lì e qui non da lì, insomma, ha fatto proprio bandiera bianca. Sono felice che stia la Juventus, e così lì. Sì, anche come Buriello. Esatto. Come Buriello. Rino, un abbraccio forte. Ciao. A te, arrivederci. Un abbraccio al maestro Rino Tommasi, a Tonino Cagnucci che ritroveremo. Tonino, un abbraccio grande. Ciao a tutti, guarda. Ciao, Tonino. E a Carlo nostro, Carlo Zampa, un abbraccio grande. Carlo. Ciao Flavio, ciao.